È iniziata con i sintomi influenzali lo scorso 16 ottobre, l'odissea familiare vissuta da una quarantenne di Fano e dai suoi figli di 8 e 12 anni. Dopo aver deciso in modo autonomo di mettersi in isolamento domiciliare, è stata inserita nel percorso scuola. Poi il 22 è stata sottoposta al tampone nasofaringeo e due giorni dopo la risposta era affetta da Covid-19. Immediata anche la scelta di non mandare i ragazzi a scuola nell'attesa di una chiamata da parte dell'ASUR, mai avvenuta. Nei 18 giorni di quarantena decine sono state le telefonate ai servizi sanitari, le mail inviate, le telefonate, i numeri dedicati. Invano, un disagio oltre al disservizio. La spiegazione arriva anche da una voce registrata. Numero verde coronavirus Regione Marche. Durante l'ultimo contatto con l'ASUR, ci spiega la donna che preferisce rimanere nell'anonimato, mi era stato chiesto di preparare la lista dei contatti stretti avvenuti nei due giorni antecedenti alla comparsa dei sintomi. Da quel giorno l'ASUR non si è fatta più sentire, nonostante le nostre chiamate, i nostri, diciamo anche con i nostri medico, il pediatra, perché diciamo che ho anche due figli che sono a casa da 17 giorni e quindi con i disagi che si sono creati, perché comunque fanno elementari e medie e quindi hanno perso quasi un mese di scuola aspettando che l'ASUR attivasse il percorso per noi. L'azienda sanitaria ci ha rivelato, non mi ha neanche chiesto che tipo di lavoro facessi, così dopo lunghi giorni di attesa la donna ha deciso di rivolgersi all'ospedale Santa Maria della Misericordia. A scuola è stato attivato il percorso, ma a casa ci troviamo in questa situazione che continuiamo ad essere isolati. Io per rimandare a scuola i figli ho dovuto spendere 140 euro. Ieri abbiamo richiesto questo tampone che ci è stato fatto all'ospedale Urbino, grazie a una persona che conosciamo, per fortuna, e abbiamo avuto anche l'esito subito. E i bambini sono risultati negativi, quindi ci siamo anche comportati bene a casa, non avendoglielo, diciamo, trasmesso il virus. Però sta attendendo ora una chiamata per lei? Sì, sto attendendo una chiamata perché io l'11 dovrei tornare in servizio perché mi finisce la malattia e siccome anch'io lavoro a scuola vorrei sapere, perché visti i tempi che ci sono voluti per fare partire il primo tampone, a questo punto già sono fuori. Non riesco a rientrare per l'11, anche fossi negativa.